Ciao Sabino, piacere di averti qui in quest'aula dedicata a Natta, ora è la vecchia biblioteca piena di libri che nessuno leggerà più perché le tecnologie di ricerca sono cambiate. Noi ci conosciamo da tanto tempo, tu sei stato uno dei principali sostenitori di Polyefun come UCIF, Unione Costruttori Italiani Impianti di Finitura, e la tua azienda è un'attività, diciamo, completa l'attività della filiera del rivestimento delle superfici. Quindi un grosso piacere averti qui e soprattutto oggi ci hai raccontato della tua dell'evoluzione della tecnologia del lavaggio dai solventi pericolosi ai solventi meno pericolosi e come gli impianti si sono adeguati e soprattutto ci hai fatto capire che il lavaggio è qualcosa di complesso che non si ferma alla superficie ma va nello strato limite, va nello strato sublimite e quindi bisogna adeguare le tecnologie a questa complessità. Ecco. Se vuoi dire qualche parola per presentare la tua azienda. Io ti ringrazio, volevo approfittare, dato che siamo in questa location, proprio sono già emozionato, non mi vengono fuori le parole, però posso darti del tuo professore. Abbiamo attraversato un lungo periodo di vita, vissuto insieme, abbiamo lavorato, abbiamo affrontato tante crisi insieme, però insieme abbiamo fatto un percorso parallelo, però tutti e due conducevano a un miglioramento della qualità della vita degli uomini e delle persone. Siamo un pochettino al limite della nostra vita sociale, dell'attività, quindi volevo ringraziarti perché mi hai accompagnato come altri, come le varie organizzazioni in questo percorso. E abbiamo sofferto, abbiamo superato con fatica tutte le varie crisi, ci troviamo in questo momento particolare di fronte a una crisi ancora più forte in tutto il mondo, ci auguriamo che veramente gli uomini, gli esseri umani possano dedicarsi a queste cose che non sono delle inezie, delle faziette, ma è il condimento della nostra vita. Dobbiamo pensare a migliorare la qualità della vita, delle piante, degli oggetti e delle persone e dell'ambiente. E questo è l'augurio che posso fare e ti ringrazio comunque per tutta la pazienza che hai avuto e quello che reciprocamente, grazie, ma in modo particolare dalla tua persona in modo particolare ho appreso durante questo percorso. Grazie di nuovo. Grazie a te.